Benvenuti a tutti amici di Storie Parallele, siamo pronti per la seconda puntata delle lezioni di storia del cristianesimo antico tenute dal professor Edmondo Lupieri. In questa seconda puntata affronteremo i problemi relativi ai testi di Giuseppe Flavio, ovvero la guerra giudaica e le antichità giudaiche, e introdurremo le problematiche relative alla figura del Giovanni il Battista. Insomma, godetevi la puntata e fateci sapere con i commenti il vostro parere. Eccoci qua di nuovo, buonasera a tutti. Siamo di nuovo in compagnia del professor Lupieri, collegato da Chicago. Buonasera a voi, coraggio. Siamo qui per il nostro secondo appuntamento. Abbiamo introdotto nella prima puntata tantissimi argomenti e in particolare avevamo chiuso la nostra conversazione partendo prima dalle fonti, ma poi, appunto, in conclusione di chiacchierate, avevamo introdotto il problema della, diciamo, poliedricità dell'ebraismo al momento dell'inizio della predicazione di Gesù, che collochiamo appunto storicamente nel primo secolo, ovviamente dopo Cristo, ovviamente questo è scontato. Professor Lupieri, io partirei prima di tutto appunto dall'ebraismo. Noi abbiamo un testimone insomma, d'eccezione che è Giuseppe Flavio, che diciamo, ci ha dato veramente un quadro molto dettagliato e insomma, da cui possiamo dedurre parecchi spunti proprio sullo stato dell'arte religioso dell'ebraismo, insomma, al momento del contatto con i romani. Quello che le volevo chiedere è cosa possiamo dire appunto di questo ebraismo al momento dell'arrivo di Gesù? Benissimo, grazie. Sì, riprendendo cose che dicevamo la volta scorsa, se abbiamo un'idea che l'ebraismo da una parte e quello che poi chiamiamo cristianesimo dall'altra siano dei monoliti, dimentichiamola subito. La molteplicità è la caratteristica forse delle cose umane, si dice ogni due persone ci sono almeno tre idee, no? E quindi riprendo ancora con piacere la parola, ricordo ancora con piacere la parola di Paolo Sacchi, che credo di aver menzionato la volta scorsa, quando ci disse che secondo lui all'epoca di Gesù c'erano almeno 17 gruppi diversi in Palestina di ebrei, tutti ebrei, ma diversi fra loro. Diversità, qui apro e chiudo una rapida parentesi, diversità. Nell'ebraismo, tradizionalmente, la diversità che conta non è tanto una diversità ideologica, ma è una diversità pratica nell'osservanza. Faccio un esempio, sempre secondo Giuseppe Flavio e anche dai testi che poi sono saltati fuori a Qumrano, dalle tradizioni rabbiniche, noi crediamo di capire che a un certo punto agli Esseni fosse vietato l'ingresso nel Tempio quando le norme di purità, le norme di cosiddetta alakà, cioè di osservanza delle norme, anche all'interno del Tempio, furono gestite dai farisei e non più dai sadducei, cioè dai sacerdoti. Semmai poi spendiamo qualche parola anche su queste diversità. Comunque le diversità erano sostanzialmente appunto di osservanza, perché agli Esseni non veniva permesso di entrare nella parte riservata all'interno del tempio, riservata ai maschi adulti circoncisi in stato di purità, perché erano maschi adulti circoncisi e questi, che pure si immergevano più volte al giorno, non erano considerati puri secondo la halakha, cioè l'interpretazione della legge dei farisei. Perché? Probabilmente perché gli Esseni, stando a quello che ci dice Giuseppe Flavio, si immergevano sempre con un capo di vestito addosso. In questo modo creavano un ostacolo tra l'acqua e il corpo. Infatti i farisei specificavano, e abbiamo dei testi rabbini specifici su questo, che per i battesimi di purificazione, per esempio, una donna o comunque non si può portare una collana al collo,
oppure le trecce vanno sciolte, perché se i capelli sono annodati, se abbiamo almeno tre capelli annodati e nella treccia ce ne sono di più, ci sono punti dei capelli che non vengono a contatto con l'acqua. Allora ci si devono sciogliere le trecce, si deve essere assolutamente nudi per l'immersione di purificazione, anche per il cosiddetto battesimo del proselita. E sarà questa, la nudità al battesimo, sarà una pratica anche cristiana che andrà avanti per secoli, con alcuni problemi, alcuni anche divertenti, di cui semmai parliamo più avanti se parliamo di battesimo e di Certo. battesimi. Allora, erano così diversi su cose pratiche che chi aveva il controllo del Tempio di Gerusalemme era in grado di distinguere alcuni gruppi e di impedire l'accesso a quelli perché li riteneva impuri. Allora, sta diversità viene abbastanza raccontata da Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio, che è un personaggio affascinante, affascinantissimo, ambiguo, infatti ancora oggi in Israele, a livello di insegnamento ufficiale, la figura di Giuseppe Flavio è considerata da alcuni colleghi, insomma, un po' il Voltagabbana, perché lui, pur di famiglia in parte sacerdotale, lui dice che sua madre era legata alla famiglia reale, lui è uno che si dà delle arie, no? Lui racconta, per esempio, che a 13 anni i dotti ebrei venivano a casa sua a chiedergli spiegazioni, interpretazioni della legge, della Torah. E la discussione è questo: se già letto, perché lui conosceva le fonti cristiane, se già Infatti. letto Luca con Gesù nel tempio che discute con i maestri ebrei e dice no, no, quelle tutte storie, io, perché lui è convinto, lui Giuseppe Flavio, di avere una missione speciale, e per questo lui si arrende ai romani, che fra l'altro conosceva, anche se lui capo degli insorti, capo militare degli insorti, quando la città Iotapata nel nord, dopo mi sembra 47 giorni di assedio, una cosa incredibile, perché abbiamo un piccolo centro giudaico nel nord, che resiste all'armata dei romani, che era il massimo della tecnologia militare, ma quelli resistono per un periodo incredibile. Lui racconta, io consiglierei veramente, andate a comprarvi La guerra giudaica di Giuseppe Flavio, che è un libricino così, si legge come un romanzo, è in parte un romanzo, ed è affascinante. È affascinante quanto tragico, però ci fa capire molte cose, ci fa capire che la guerra nell'antichità è sempre una guerra di genocidio, che il massacro dei bambini, degli anziani, la violenza ripetuta sulle donne, sui giovani, la schiavitù di quelli che sopravvivono, è una cosa di una brutalità mostruosa. Lui racconta queste cose, questi episodi, eccetera, ma racconta anche come sia sopravvissuto quando decisero gli ultimi resistenti nascosti in una cisterna di ammazzarsi tutti l'un l'altro, come fecero a Masada, no? Tiro fuori, sorteggio il nome, il primo viene ucciso dal secondo, il secondo dal terzo e l'ultimo commette suicidio. E alla fine rimasero in due. Lui allora, convinto che Dio voleva salvarlo, convinse anche l'altro amico e si arresero ai Romani, e lui andò a parlare all'imperatore Vespasiano e gli annunciò la vittoria e l'impero, perché Vespasiano non era ancora imperatore, era un ufficiale di Nerone. E lui gli profetizzò, in quanto sacerdote ebreo e profeta, gli profetizzò il regno universale, la vittoria, che sarebbe diventato re proprio vincendo gli ebrei. Quelli sconfiggendo gli ebrei, quegli ebrei che lui, Giuseppe Flavio, da quel momento in poi, ma forse già prima, perché lui in fondo era un moderato, considerò famosi sicari e zeloti come coloro i quali avevano contaminato il tempio anziché salvarlo. Quindi il fuoco che bruciò il tempio
E lui dice: non fu il comandante, non fu Tito, amico suo, a volere il fuoco del tempio, ma fu la volontà di Dio che causò un fuoco di purificazione perché il tempio era stato contaminato dagli insorti. Allora, ecco quanto diverso è sto benedetto giudaismo. Cioè, abbiamo gli insorti che poi sono di vari tipi diversi. Ebrei e anche ci sono anche bande che si alleano di sangue non propriamente puro, che si alleano nella lotta contro i romani, ma gli insorti sono divisi fra loro e lo descrive ampiamente anche Giuseppe Flavio e sono divisi fra loro e sono ben divisi i loro insorti da quelli che insorti non sono, non sarebbero. E che cercherebbero invece l'alleanza con i romani, a partire dalla buona parte della classe sacerdotale, alcuni farisei, quelli che poi metteranno insieme una scuola, una scuoletta, un gruppo di saggi che si riuniranno fuori Gerusalemme sotto la protezione romana, anche loro, e che incominceranno a raccogliere le leggi, le tradizioni che poi nel secondo secolo saranno la base della Mishnah e via 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 fino a quello che poi diventerà il rabbinismo. Comunque all'epoca di Gesù abbiamo grandi, Giuseppe Flavio le chiama scuole, Sì. lui usa il termine è eresia, ma non significa ancora eresia, aireses vuol dire scelta, scuola, gruppo, tendenza, diciamo, ecco. Allora, una grande è quella dei sacerdoti o sadducei. Non sono tutti i sacerdoti, sono quelli, i discendenti di Sadoc, sadducei, Sadoc, che è un antenato, forse un po' mitico, che è un figlio, un discendente di Aronne. Gli Aronniti, della tradizione aronnitica, allora sono tutti sacerdoti. Gli altri della tribù, Aronne è fratello di Mosè, discendente di Levi, tutti quelli della tribù di Levi sono leviti, solo gli Aronniti sono sacerdoti, solo fra i discendenti di Sadoc, ci sono i sadducei propriamente detti, ma anche tutto il gruppo politico che li sostiene, questi sadociti sono quelli che controllano il sommo sacerdozio e sono un gruppo di famiglie ristretto che si costituisce come tale durante l'esilio. Durante l'esilio il sacerdozio si riorganizza. Nel Nuovo Testamento ci fanno una figura barbina perché sono pieni di soldi. Questi non dovevano, secondo la grande riforma di Ezechiele, eccetera, questi non avrebbero dovuto possedere terra. Invece sono i latifondisti. E non solo sono i latifondisti, ma sono anche quelli che hanno i grandi allevamenti di bestiame. E quindi sono quelli che tramite i Leviti poi vendono il bestiame di cui garantiscono la purità ai pellegrini che lo acquistano per sacrificarlo nel tempio. Allora la circolarità è perfetta, no? Io allevo gli animali di cui garantisco la purità, te li vendo, poi tu li offri nel tempio e quindi io li mangio perché il cibo, la carne degli animali offerti è sacra. E può essere consumata soltanto dai sacerdoti e dalle loro famiglie, oppure può essere in qualche modo resa profana e venduta, vero? È venduta, per cui lo vendo due volte, ci mangio e lo vendo due volte, che è un ottimo sistema circolare. Anche le legne su cui si offrono i sacrifici erano forniti dagli offerenti e queste legne dovevano essere di tipi speciali di alberi. E dovevano anche loro essere garantiti che, per esempio, non ci fosse dentro un bacherozzo la cui presenza avrebbe reso impuro il tutto, perché uccidendolo lì sarebbe stato un cadavere di un animale impuro sull'altare, nel punto di maggiore purità di tutto il tempio. Quindi c'era tutto un giro di soldi che serve anche a tenere su la struttura. Per questo, se uno. E questa cosa, a quanto pare, poi il mercanteggiamento e la vendita avveniva anche all'interno
del recinto esterno del tempio, non nella parte più sacra, ma anche all'interno. E questo avrebbe destato lo sconcerto di alcuni osservanti, fra cui Gesù, per la cosiddetta purificazione del tempio, eccetera, e poi lì va a sapere esattamente che cosa è successo, però c'erano critiche al sistema di gestione. I sadducei, i sacerdoti, avevano un sistema di norme di purità molto rigide, che però erano diverse da quelle dei farisei, tanto che i farisei discutevano se per esempio fossero leciti dei matrimoni tra farisei e sadducei, cioè se un figlio di farisei può sposare una figlia di un sacerdote, ma solo se quelli cambiano le norme di purità, altrimenti è considerata impura, eccetera, eccetera, perché ci sono particolari diversi. I sacerdoti poi erano, da un punto di vista scritturistico, conservatori. Questi accettavano soltanto il Pentateuco, i cinque libri della Torah. Non accettando, o non tutti, i testi profetici e i cosiddetti libri storici, eccetera, manca, da un punto di vista farisaico, manca tutta una fetta di teologia, per esempio per quello che riguarda l'aldilà, perché i sadducei ancora adesso vengono considerati in parte gaudenti o comunque non credono, la discussione anche di Gesù sulla resurrezione dei morti, non credono nella resurrezione dei morti perché nei cinque libri di Mosè, attribuiti a Mosè, la resurrezione dei morti non c'è, si può ricavare da Daniele di qua e di là, ma erano i sadducei che accettavano come scrittura testi che, scusate, erano i farisei che accettavano come scrittura testi che i sadducei non accettavano. E quindi c'era una discrepanza anche su quello, ma la discrepanza grossa era a livello di pratica. Quanto a sti benedetti Esseni, che poi sono, gli Esseni erano importanti, la terza scuola probabilmente come anche numericamente erano importanti all'epoca di Gesù, sembra che ci fossero gruppi di Esseni nelle principali città giudaiche, in Gerusalemme c'era una porta degli Esseni, se c'è una porta degli Esseni è probabile che ci sia un quartiere degli Esseni attaccato a quella porta, insomma in effetti probabilmente c'era. Sti benedetti Esseni, a quanto ricaviamo adesso dai testi settari, cosiddetti settari di Qumran, perché nella grossa quantità di rotoli ritrovati a Qumran c'è tutto, c'è la Bibbia, ci sono i testi più antichi della Bibbia, tutti tranne un libro, ma tranne un Roma ci sono tutti. E poi ci sono testi specifici, della cui esistenza non sapevamo proprio niente, tranne uno che era stato trovato in Egitto, al Cairo, nella Genizah del Cairo, ma non si sapeva. Questi di Qumran sembrerebbero essere, qui le discussioni sono infinite, sembrerebbero essere un gruppo essenico, diciamo così, cioè, diciamo, accettiamo, diciamo che siano esseni, poi saranno stati un sottogruppo, un gruppuscolo, eccetera, per comodità, diciamo così, per non stare lì a dire i Qumraniti, Qumraniti, comunque tra i testi settari, dai testi settari, abbiamo capito che questi avevano una teologia particolarissima. Cioè che sotto, conservando un unico Dio, una divinità unica, questo unico Dio aveva creato per suoi motivi personali un angelo della luce con altri angeli della luce per amarli e un angelo della tenebra con i suoi angeli della tenebra per odiarli. Proprio creato così. Questo è un modo elegante, se vogliamo, per spiegare l'origine del male. Perché il grosso problema dell'origine del male è un qualche cosa che tuttora da un punto di vista teologico è un problema. E loro l'hanno risolto così. Dio è unico. Per motivi imprescindibili ha creato un mondo dualista, perché ha creato i principi dell'unicità
della luce e della tenebra, li ha creati come principi contrapposti, in qualche modo, che allora nell'antichità diciamo che abbiamo tre modi sostanzialmente per spiegare la natura di Dio e di conseguenza l'origine del male. O abbiamo una molteplicità di dei e ogni Dio, non so se ne parlavamo già la volta scorsa di questo, ma ogni Dio può essere buono e cattivo. Pensiamo all'Eneide, all'Odissea, no? Con Ulisse che con questo, siccome acceca Polifemo, Ah, allora sì, ne avevamo Nettuno, parlato, è vero. allora tutte queste cose. E il problema è quando siamo a livello di monoteismo, perché come può un Dio buono e provvidente fare il male? Non può. Allora ci vuole un antidio, un qualche cosa che si opponga a Dio. Come si può concepire un antidio? Cioè, o sin dall'inizio abbiamo un dualismo cosmico e teologico, cioè un Dio e un antidio, una luce e una tenebra che si contrappongono da sempre, oppure la soluzione dei testi di Qumran, di questi testi di Qumran, è di avere un Dio unico che però crea la luce e la tenebra. Questa luce e questa tenebra si confrontano attraverso tutta la storia umana, si arriverà allo scontro finale con la vittoria della luce e la distruzione della tenebra. Perché si accada, perché, che senso abbia tutto ciò, non, ma la soluzione pratica funziona nella misura in cui spiega il pasticcio del mondo attuale, il miscuglio di luce e di tenebra in cui ci troviamo a vivere. Una tale idea, e questo è il punto importante, un'idea essenico-qumranica, non era considerata eretica. Questi venivano esclusi dal tempio perché facevano le immersioni in uno stato di non purità, cioè con un capo di vestiario addosso, sia agli uomini sia alle donne. Capo di vestiario diverso, una fascia sui fianchi per gli uomini e lo spiega bene Giuseppe Flavio, invece una veste per le donne. Probabilmente anche lì per un motivo di contaminazione a vista, che è tipico perché gli Essenni avevano una alakà, un'osservanza non farisaica ma sacerdotale. E in ambiente sacerdotale c'è l'idea che ci si può contaminare a vista. Per esempio, se un sacerdote deve officiare nel tempio, e c'erano tutte queste discussioni, eccetera, e gli muore il padre, lui non può nemmeno andare al funerale, non può vedere il cadavere, perché solo vedere il cadavere lo contamina. E lì c'è la feroce parabola di Luca. Del buon samaritano, c'è un poveraccio che viene riempito di botte, sembra morto ai lati della strada, passa un sacerdote e si allontana, passa un levita e si allontana. Perché? Perché solo a guardarlo in quanto sacerdote si contamina, deve non guardarlo se non vuole contaminarsi. E la parabola è feroce perché ci racconta che sia il sacerdote sia il levita stavano tornando da Gerusalemme, cioè non andavano nel tempio, ma ne venivano e tornavano a casa loro. Quindi potevano intervenire se avessero voluto. Quindi sì, era solo per essere ultra, per questo è ferocissima come parabola, ed è antica, è antica l'idea. Invece ti arriva un samaritano, altro ebreo, che però ha norme di purità diverse da quelle dei farisei e dei sadducei, e che tutti i giudei di Giudea, noi non abbiamo parole diverse, tutti i giudei di Giudea consideravano impuri, così come i farisei, così come i samaritani consideravano impuri i giudei di Giudea, e lì c'è bellissimo nel Vangelo di Giovanni il dialogo con la samaritana, quando la samaritana dice a Gesù: noi non abbiamo comunione di cose, noi non mettiamo. È vero, tu mi chiedi da bere, ma se io ti do da bere con la mia caraffa, questa
contamina l'acqua perché io sono samaritano e tu non puoi bere dalla mia caraffa, non possiamo avere comunanza di tavola, non possiamo scambiarci cibi. E il Gesù di Giovanni porta il discorso su un livello completamente diverso, non conta più nel Garizim né questo né quest'altro perché ormai c'è l'acqua di vita, eccetera, 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 eccetera. Però quella nota della la donna di Samaria ha ragione. I samaritani, che sono ebrei, che hanno delle norme di purità anche loro ristrettissime, i cui sacerdoti sono discendenti diretti di un figlio di sommo sacerdote che se n'era andato da Gerusalemme all'epoca della riforma di Esdra e Neemia, questi hanno norme di purità diverse e quindi sono impuri per gli altri. Allora qui abbiamo già Sadducei, Farisei, Esseni, Samaritani e poi arriviamo alle guerre contro i Romani. E qui salta fuori la cosiddetta quarta scuola che quando Giuseppe Flavio ne parla non ha ancora un nome. Ma verso la metà del secolo i romani li chiameranno sicari, cioè perché questi vanno in giro con la sica, che è sto pugnale corto, per commettere degli assassini mirati. Cioè andiamo a uccidere i personaggi più coinvolti, questi ammazzano addirittura un sommo sacerdote, i personaggi più coinvolti con il governo romano. Quindi facciamo. Siccome sì, come i nostri servizi di controspionaggio, no, che vanno a eliminare il target, questi identificano, questi si danno a un terrorismo specifico, che faceva anche piacere nelle campagne a certi poveracci. Come ideologia sono un poco il braccio armato dei farisei perché accettano la cafarisaica in genere, questi sicari. Un po' come, non so, in Irlanda c'era l'esercito rivoluzionario irlandese, c'era il partito politico, no? Allora i farisei, diciamo, sono il partito politico che magari alcuni dei quali simpatizzano per gli interventisti militari, altri non li sopportano. Insomma, il mondo non cambia, siamo sempre così. Allora, questi sicari sono il braccio armato della frangia radicale, sono i radicalizzati dei farisei, di stampo farisaico, perché hanno tutta una loro storia, dal primo fondatore, eccetera, eccetera, eccetera. Gli zeloti sono una cosa diversa e ancora più complicata, perché il termine zelota vuol dire due cose. In greco c'è un solo termine, zelotes, che vuol dire zelante. Allora, di zelanti per la legge, di zelanti per la Torah, ce ne sono in tutti i gruppi. Ci sono zelanti fra gli Esseni, ci sono zelanti fra i farisei che diventano sicari, ci sono zelanti fra i sadducei, ci sono zelanti da tutte le parti. Però gli zeloti proprio in senso tecnico sono un gruppo di giovani sacerdoti che nel 66 prendono il controllo del tempio, si autodefiniscono loro zeloti, cioè zelanti, ma sono di osservanza sacerdotale e interrompono il sacrificio pagato dall'imperatore. In tutti i tempi dell'impero, ogni giorno, si facevano dei sacrifici per la salute dell'imperatore. Questi sacrifici erano pagati dall'amministrazione romana. Questi sacerdoti ultra osservanti non accettano i soldi dell'imperatore per un sacrificio per l'imperatore, cioè non è un atto idolatrico il sacrificio per l'imperatore nel Tempio di Gerusalemme, perché il sacrificio è fatto a Dio, ma in favore dell'imperatore. Però è fatto con soldi, cioè gli animali da sacrificare sono pagati con soldi dell'imperatore e questi soldi entrano nel tesoro. A questo punto dicono no, questi soldi contaminano. C'era una grossa discussione. Pecunia non olet, no? Avrebbe detto proprio Vespasiano al figlio Tito quando aveva posto la tassa sull'olio
sugli orinatori pubblici in Roma e nell'impero perché l'urina serviva per la concia delle pelli e quindi impose una tassa, Certo. una specie di IVA sull'urina raccolta negli orinatoi pubblici dai pellai, no? Dai conciatori. Mo. E a Tito che protestava, la leggenda dice che poi, portata dagli storici romani, fece vedere un vassoio di monete, dice annusa, dice senti qualcosa, no, vedi, pecunia non volet, i soldi, cioè la puzza dell'urina non è rimasta attaccata ai soldi. Invece, se lei pensa, se pensiamo soprattutto al finale di Matteo, quando Giuda riporta i soldi ai sacerdoti, ai sommi sacerdoti, diceva, e anzi dice che li getta nel tempio. Che cosa abbia pensato Matteo sulla forma del tempio, di dove li abbia gettati, come abbia potuto gettarli, questo no, non c'entra niente, ma la discussione che segue è molto interessante perché quelli dicono quello è prezzo di sangue, quindi contamina, non possiamo metterlo nel tesoro, però possiamo usarlo per fare un'opera di bene, acquistare un terreno per seppellire i pellegrini, perché il problema era che quando ti arrivano i pellegrini e questi muoiono, magari c'è una piccola epidemia di qualcosa, un po' di, che ne so, di colera, di qualcosa, questi ti muoiono, questi non possono tornare a casa, che facciamo con i cadaveri dei pellegrini che non hanno la tomba di famiglia in Gerusalemme? Allora compriamo un terreno, ce ne avevano già, ma compriamo un terreno destinato a un'opera di bene. E c'erano queste discussioni perché poi abbiamo anche a livello talmudico una discussione fra quello che sembra essere un discepolo di Gesù e un rabbino, i quali discutono con i soldi l'offerta di una prostituta. Quindi denaro guadagnato attraverso un'attività necessariamente impura, perché una prostituta non può, per il mestiere, in quanto sex worker, non può osservare le norme di purità che prevedono immersione purificatoria dopo ogni contaminazione da contatto con sperma, sangue, eccetera, e quindi un periodo di impurità necessario dopo ogni rapporto sessuale, anche lecito, e questa non li può osservare. Allora, il suo poi può avere rapporti con uomini impuri, stranieri, magari soldati, ci sono i soldati romani, insomma. E questi che non rispettano certamente le norme di purità quando vanno con una prostituta, a me figurarsi. E allora il denaro di una prostituta è puro o impuro? È impuro, non possiamo metterlo, però possiamo, e la discussione è interessante perché questo sembrerebbe a nome Giacomo, che si discute se sia il Giacomo fratello Il di giusto. Gesù o un Giacomo discepolo, chi lo sa. Questo dice però si potrebbe fare sì, il termine proprio, cioè un gabinetto, un luogo di decenza per il sommo sacerdote. Cioè, un luogo, se il sommo sacerdote ha bisogno ha delle necessità fisiologiche mentre ufficia, può allontanarsi e allora con i soldi di una prostituta, che sono impuri, possiamo sì o no creare una struttura impura o potenzialmente impura, però con una funzione positiva all'interno del tempio? E a quanto pare la proposta di Giacomo era una proposta trabocchetto per far cascare il rabbino, il quale ci casca e dice che è d'accordo, e gli altri poi lo scomunicano, c'è un pasticcio perché si rendono conto che sarebbe stato un trabocchetto. Allora, questa almeno è un'interpretazione del racconto, ma questo ci dice quanto le discussioni andassero avanti su questi problemi. E queste sono solo le scuole principali. Noi sappiamo dell'esistenza di altre, c'erano quelli, per esempio, gli emerobattisti o i battisti del mattino, cioè questi che quando si alzavano si immergevano nell'acqua. Uno di questi gruppi battistici che a quanto pare tutto il giudaismo del secondo tempio durante il primo secolo ha una svolta di tipo battistico,
nel senso che le immersioni in acqua e la ricerca della purità diventano sempre più importanti. Sempre più importanti, in parte forse per radicalizzare quelle che erano le norme già imposte da Esra Neemia, per cui a un certo punto se la Torah dice di lavarsi le mani, cosa vuol dire lavarsi le mani? Io mi lavo fino ai gomiti, per esempio, perché così sono più sicuro. Se dice che devo immergermi, mi devo immergermi con le vesti o senza le vesti? Allora mi immergo con tutte le vesti, perché così purifico anche le vesti se entro in contatto con una persona impura. Altrimenti per altre immersioni le devo fare in stato di nudità, perché altrimenti non vale. E, insomma, quindi c'è tutto un incremento di cose, con alcuni per i quali a quanto pare invece il battesimo è una cosa diversa. E qui non so se vogliamo già buttarci su Giovanni Battista, perché nella molteplicità di gruppi, gruppuscoli, gruppette, gruppetti, settucole più o meno grandi nella Palestina del primo secolo, a un certo punto salta fuori sto Giovanni che viene chiamato da tutti battezzatore o immersore, e un motivo per chiamarlo così ci sarà stato. Prima di arrivare a questo, che sicuramente appunto ci arriveremo, io le volevo ancora rimanere attaccato a Giuseppe Flavio, perché al netto di tutto quello che ha detto lei, poi vabbè, sappiamo anche che Giuseppe Flavio era vicino comunque agli Esseni rispetto ad altre scuole, sappiamo che lui aveva una certa simpatia per loro. E io volevo chiederle come valutiamo dal punto di vista delle fonti, quindi dal punto di vista storico, il fatto che appunto la quarta filosofia che alcuni hanno inteso, come diceva lei, appunto gli zelotti, insomma che Giuseppe Flavio intendesse gli zelotti. Come valutiamo il fatto che nei Vangeli troviamo uno zelota ma non troviamo un esseno? Quindi questa è la domanda, cioè. Sì, è una domanda da 100.000 dollari almeno, perché il perché di un'assenza è già difficile spiegare una presenza. Il perché di un'assenza è ancora più difficile da spiegarsi. Lo zelota del Nuovo Testamento, se il tale aveva quell'epiteto ai tempi di Gesù, non era ancora uno zelota sacerdotale di quelli che hanno preso il controllo del Tempio nel 66, perché siamo a prima del 30, no, Certo, immagino. quindi era uno zelante per la legge. Alcuni dicono, ah, ma era un sicario, altri vedono anche nel nome Iscariota, Giuda Iscariota, l'altro Giuda, Giuda Iscariota, una deformazione di sicariota, ma non ha poco senso, anche perché anche il termine sicario incomincia a diffondersi intorno al 50-55 dopo Cristo, no? Quindi una ventina, 20, 30 anni dopo Giuda Iscariota. Giuda Iscariota sembrerebbe Ish, Keriot, cioè l'uomo di Keriot, Keriut, e quindi sarebbe Giuda l'unico giudeo di Giudea nel gruppo di discepoli galilei di Gesù, e quindi non a caso poi sarebbe quello che tradisce, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda Giuseppe Flavio gli Esseni, sì, Giuseppe Flavio ha una ottima, dipinge un ottimo quadro degli Esseni. Prima di tutto, il fatto è che gli Esseni sono di una osservanza di tipo sacerdotale, una halakha di tipo grosso modo sacerdotale, e quindi lui si riconosce, anche se poi lui diventa fariseo e dice di scegliere la scuola dei farisei. Lui geneticamente, diciamo, lui si sente legato agli interessi e al gruppo dei farisei.
Poi sti Esseni erano importanti. Lo stesso Erode il Grande, aveva un fratello di latte Esseni. Perché aveva un fratello di latte Esseni? Allora, perché Erode figlio di Antipatro, Antipatro era un ufficiale militare, un soldataccio, discendente di tribù del sud, circoncise a forza precedente da quando il territorio era stato occupato dai sovrani asmonei. Aspetti, c'è stato un Allora, attimino un problema di audio. Siamo se fermati a circoncise a forza. di gruppi circoncisi a forza, gruppi che vivevano nel sud della Palestina ebraica, circoncisi a forza quando i sovrani asmonei, i sovrani di Gerusalemme, i sovrani ebrei, avevano occupato il territorio. Questo Antipatro, che è poi un politico astuto che riesce a infilarsi negli scontri tra gli ultimi asmonei, a giocare le sue carte sempre dalla parte dei romani, ha dei figli. Siccome, come nelle famiglie ricche, eccetera, di allora, era considerato faticoso per una moglie ufficiale di un personaggio ricco allattare i propri figli, allora si davano i figli a una nutrice. Le nutrici essene erano ricercate perché tutti sapevano che gli esseni, tutti quelli almeno legati al mondo sacerdotale, sapevano che gli Esseni erano ultra osservanti e che quindi lo stato di purità di quella puerpera che allattava il proprio figlio e anche il figlio della famiglia nobile e ricca sarebbe stata in uno stato di assoluta purità, e quindi quel latte sarebbe stato assolutamente puro. Quindi non prendevano una contadina qualsiasi che avesse tanto latte, ma cercavano una donna essena. Per questo lo stesso Erode aveva un fratello di latte. Ora esseno. Ora i fratelli di latte di un personaggio che diventa re, che diventa sovrano, sono personaggi importanti a corte. Il fratello di latte è un personaggio di un certo peso politico. Quindi abbiamo questi Esseni anche a corte. Alcuni di questi Esseni poi avevano doti profetiche, anche qui legato al fatto dell'origine possibile, della possibile origine sacerdotale, eccetera, eccetera. Non tutti gli Esseni erano sacerdoti, gli Esseni avevano i loro sacerdoti, avevano i loro leviti e avevano gli altri. Quindi è interessante questo, che avessero ricostituito una gerarchia, almeno a quanto ci racconta Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio quindi ne parla bene. E questo è forse anche legato alla sua parabola personale. Ricordavo prima che da giovane lui è un enfant prodige, a 13 anni, conosce la Torah così bene che i dottori vengono a casa sua a chiedere informazioni. Lui poi, dai 15 ai 18 anni, se ne va da casa e va nel deserto. Deserto. Non pietre, sassi, sabbie, eccetera. Deserto vuol dire luogo non abitato. E in questo luogo non abitato si mette, diventa discepolo. Non sappiamo altro di Banno se non quello che ci dice lui. Questo era un ultra osservante che si immergeva ogni giorno nell'acqua, faceva molte volte riti di purificazione e si vestiva soltanto. Ma mangiava soltanto cose vegetali e si vestiva soltanto di fibre vegetali. Non capiamo bene non è chiaro se Giuseppe Flavio immagina che siano tessuti o soltanto, non so, foglie o cose intrecciate, stuoie, cose così. La cosa ancora più interessante è che Giuseppe Flavio dice: sono stato lì 3 anni. O almeno cioè, tutto da 16 a 18, da 15 a 18, e poi a 18 anni tornai a vivere nella civiltà e scelsi di essere fariseo, quindi sceglie l'osservanza farisaica. Ma
La cosa più impressionante è che non ci dice nulla dell'insegnamento di Bach. Che cosa cavolo ha fatto per 3 anni lui giovane con Banno e altri discepoli, si presume altri discepoli, e perché non dice nulla? Secondo me non dice nulla perché questo era un altro apocalittico, era un altro di questo che si immergeva in stato di, vuole essere in stato di purità perché si aspettava che la fine del mondo fosse dietro l'angolo, capito? E siccome lui scrive, lui Giuseppe Flavio scrive, per gli amici greco-romani, per gli ebrei ellenizzati, farisei, sacerdoti, gli amici, lui quando scrive poi a Roma, il Vespasiano lo tiene come suo pupillo, poi quando Tito diventa imperatore, figurarsi, gli danno prima una moglie durante la guerra, poi una seconda moglie, gli danno un palazzo sul Palatino, un palazzo dove gli danno degli schiavi che parlano e scrivono bene il greco. Così che lui li può dettare le sue opere a questi, perché uno scrittore non si metteva lì a scrivere, no? Uno scrittore detta e i segretari scrivono, poi leggono le cose, lui approva, scrivono sulla cera, leggono le cose, lui approva e poi questi scrivono sul papiro, no? E quindi a Roma c'è un gruppo di espatriati, diciamo, di profughi. Ricchissimi in genere, cioè le élite di Gerusalemme, sacerdotale, anche farisaica e erodiana, perché l'ultimo Erode, Agrippa II, fugge, diciamo, a Roma con il quale Tito aveva come amante Berenice, la sorella di Agrippa II, sorella e compagna di Agrippa II. I due erano fratelli al 100%, figli dello stesso padre, Agrippa I, e della stessa madre, per cui non si sposarono mai. Ma questa Berenice è un personaggio anch'esso straordinario. Dovremmo fare una storia delle donne della famiglia di Erode. Questa Berenice era forse divorziata da due sovrani, piccoli re della periferia dell'impero, i quali si erano fatti circoncidere per sposarla, fra l'altro. E poi però la cosa non aveva funzionato e lei si era messa col proprio fratello. Quando arrivò in Palestina Tito, i due diventarono amanti. E Tito se la portò a Roma, risiedeva nel palazzo imperiale sul Palatino, la chiamavano la regina ebrea di Roma, finché Vespasiano impose a Tito di cacciarla via, perché non era possibile avere una ebrea, una donna ebrea, quindi di una popolazione sconfitta, diciamo. Come moglie ufficiale. Allora lei ritornò con il fratello Agrippa e se ne andarono per i fatti loro. Però a Roma c'era un gruppo di sacerdoti, di erodiani, c'era Giuseppe Flavio, i quali forse, almeno questa è mia impressione, pensavano di ricostituire in qualche modo una struttura di potere ebraica in Israele, magari di ricostruire il tempio sotto il protettorato romano. E in una tale operazione Giuseppe Flavio, io credo, voleva presentarsi un poco come il vate, l'ispiratore, il profeta. In fondo era lui che aveva profetizzato a Vespasiano l'impero universale quando ancora era un ufficiale di Nerone. Certo. Ecco, quindi il rapporto di Giuseppe Flavio con gli Esseni è un rapporto complesso, è un rapporto di simpatie profonde. E lui certamente li mette in buona luce perché ci sono delle affinità di fondo, anche se lui è entrato ufficialmente nella scuola dei farisei. Adesso, appunto, come abbiamo un po' anch'io introdotto una serie di problemi. Tra cui abbiamo detto insomma, non l'eresia, ma diciamo una scuola che puntava
a reintrodurre l'importanza per quanto riguarda i riti purificatori, e abbiamo introdotto anche la figura, insomma, di Erode, con tutti i problemi legati alla stirpe regale di Israele. Quindi adesso io parlerei proprio del Battista, perché Sì. appunto Giovanni il Battista è una figura, diciamo, che nel cristianesimo, a quanto al mio modo di vedere, emerge un po' diluita, un po', diciamo, ricucita all'interno della vicenda di Gesù. Sappiamo che alcuni hanno anche collegato il Battista agli Esseni proprio per questa cosa di andare nel deserto, questo cibarsi di cavallette e di miele selvatico. Abbiamo visto che appunto c'era comunque questa tendenza a una specie di separazione da quello che era la religione, diciamo, cittadina o del tempio, insomma, come meglio si dice. Quindi questa domanda che le voglio fare è: che Battista emerge dai Vangeli, e soprattutto come lo possiamo correlare riferito alla figura di Gesù? E qui, insomma, lei ha già scritto anche un libro, quindi insomma, ci dica un po' questa relazione, come la vede lei? Volentieri, volentieri. Incominciamo allora da una certa distanza, no? Lei diceva giustamente questa tendenza a isolarsi, a separarsi. Tra l'altro notiamo che anche il termine fariseo o farisei per uscì vuol dire i separati, no? Cioè quelli che si tengono per questioni di norme di purità. L'origine dell'essenismo sembra essere proprio una scissione, con una separazione storicamente avvenuta, e questo noi lo conoscevamo dal cosiddetto documento di Damasco, che era stato ritrovato in Egitto prima, nella Genizà della sinagoga caraita del Cairo, sì, e poi è stato ritrovato a Qumran. Allora, questi avrebbero deciso, vista l'impurità ormai raggiunta dal tempio, dal sacerdozio in Gerusalemme, noi ci separiamo e andiamo nel deserto, un deserto reale, un deserto simbolico, comunque andiamo, ci separiamo dagli altri. Perché non credo minimamente che Giovanni Battista sia legato storicamente all'essenismo. Allora, per un verso, come dicevo prima, l'incremento di cerimonie lustrali in acqua è comune a molti, è un fenomeno transgiudaico, diciamo, no? Che si ritrova in molti gruppi e non soltanto negli Esseni, i quali certamente avevano una serie di battesimi, in particolare dei battesimi importanti, che segnavano l'ingresso nel gruppo, no? Questa immersione purificatoria particolare che è diversa dalle altre immersioni purificatorie. La Tevilà, no? Mi corregga se sbaglio, Sì, Tevilà in aramaico. Tevilah è un tebul, sì, è un'immersione, sì. Però, allora ci sono immersioni, diciamo, quotidiane, ripetute, però ci sono queste grandi immersioni particolari che sono momenti di passaggio, ecco, diciamo così, un momento di passaggio. E lì si discute poi quando questa, perché poi uno diventava esseno, entrava nel gruppo per fasi, c'erano dei passaggi, c'era un primo, poi doveva osservare norme di purità più ristrette per un certo periodo di tempo e poi finalmente una nuova immersione e diventavi, diciamo, un esseno a pieno titolo. Ecco, quindi c'era questa cosa. Perché non credo che Giovanni Battista fosse legato agli esseni, almeno di fantasticare che ci fosse stato, sì, perché poi lì, siccome Luca dice che Giovanni stava nel deserto fino a che la parola di Dio scese. Allora nel deserto, appunto c'era Banno nel deserto, c'erano gli Esseni nel deserto più o meno, chissà quanti erano nel deserto, voglio dire, ci cioè, sono stare nel deserto, il deserto è il luogo
è un luogo ambiguo, è un luogo in cui Dio ti parla, ma è un luogo anche dove c'è il peccato dell'anditello d'oro, no? Nel deserto, quindi è un luogo mitico, reale nello stesso tempo. Questo Luca ci racconta questo, sarà anche vero che lui ha passato anni nel deserto e poi lì gli è arrivata la parola, lo dice Luca, non è una cosa. Questo non vuol dire che fosse un esseno perché stava nel deserto. Allora, il problema per cui io non credo che Giovanni Battista sia legato all'essenismo è una questione di halakha, è una questione di osservanza di norme di purità. Allora, primo, questo è vestito di peli di cammello. Il cammello è il primo degli animali impuri del Levitico. Ora, un animale impuro. Che cosa vuol dire un animale impuro? Vuol dire che non puoi mangiarne la carne, però vuol anche dire che il suo cadavere contamina. E qui c'erano, nel senso che se tu tocchi un animale, una carogna di un animale impuro, anche un cane che è impuro, hai un certo grado di contaminazione. C'erano tutti i problemi, questi cani li tenevano ed era un problema che fossero impuri. Infatti c'erano polemiche feroci contro i sommi sacerdoti che tenevano i cani in casa, perché poi dicono questi gli danno da mangiare. Che cosa gli danno da mangiare? Il cibo dei sacerdoti, magari solo l'osso, però è o non è sacro quel cibo? Allora non date le cose sacre ai cani, no? E le perle ai porci. Era una polemica farisaica antisacerdotale. Che viene fuori in quelle discussioni di un Gesù rabbino che discute con gli altri rabbini, chiusa la parentesi. Allora, se tu tocchi un animale impuro, sei impuro. Ma che cosa è impuro? Perché la Torah dice che non devi mangiarlo, cioè un cibo impuro. Allora i farisei dicevano: la carne non la si può toccare, ma tutto il resto, la pelle, il pelo, gli zoccoli, le ossa, i tendini possono essere utilizzati. Ci puoi fare un tamburo, ci puoi fare un cucchiaio, ci puoi fare un flauto, ci puoi fare il tendine per l'arco, lo puoi usare per annodare, ci puoi fare delle tende, ci puoi fare tutto quello che vuoi. Gli Esseni dicevano assolutamente no. Perché una volta che un animale è impuro, tutto è impuro, come la carne, così i denti, così le ossa, così i tendini, eccetera. C'è proprio una cosa specifica. Infatti, gli Esseni chiamano i farisei quelli delle soluzioni facili, cioè noi siamo abituati a pensare ai farisei come ultra osservanti, ma questi qui dicevano no, i quali scendono a compromesso. Allora, perché diavolo Giovanni Battista va a vestirsi proprio di peli di cammello, con tutte le bestie che c'erano. Dicono proprio di cammello perché costava di meno, chi lo sa, tutte queste storie, eccetera, eccetera. Ma soprattutto perché gli evangelisti ce lo raccontano? Nel senso che la questione del pelo di cammello è perché se il cammello è ancora vivo, allora è lecito. Però come fai a sapere che il cammello non sia morto? Ragioniamo come un esseno Certo. osservante, no? Perché se il cammello è morto, quello è il pelo di un animale morto, quindi è una carogna, è come la carogna, quindi ti rende impuro, prima cosa. Poi cavallette e miele selvatico. Allora, il miele selvatico è veramente un problema. Abbiamo discussioni rabbiniche del secondo secolo su quale miele sia lecito o no. La maggioranza dei rabbini dice che ogni sorta di miele è lecito, però c'è un rabbino in minoranza che dice che un miele di certe bestie, che poi sono sempre difficili da identificare, bestie che facciano, usa il termine dei calabroni, o quelli, cioè animali volanti che pungono e fanno male, insomma, non sappiamo esattamente che roba siano, ma sembra che siano api non domestiche, insomma, cose, cioè, perché se poi sono calabroni, io non me ne intendo del miele di calabroni,
è anche un'operazione, è un'operazione Difficile. probabilmente un po' difficile, ecco, un po' difficilotta, perché già le ha. Ecco, il problema è che come fai a raccogliere il miele? Allora, nel miele domestico, nell'arnia, è protetto da norme di purità particolarissime. Tu affumichi l'arnia dal basso, le api si spostano in alto, tagli da sotto con un apposito coltello come si chiama, adesso mi viene Sì, ho capito. il avete capito, no? Il pane lì che gocciola il miele, Il lo favo. metti, il favo, bravissimo, il favo, lo metti a sgocciolare, il primo miele è il migliore. Poi hai un torchio apposito, spremi il secondo miele dalla spremitura del favo e poi il favo, c'è la cera, no? Puoi ancora utilizzarlo, smangiucchiandolo, eccetera. O ci fai le candele, quando poi si faranno le candele, quando le candele diventeranno di moda. Tutta questa operazione, per un ebreo osservante, doveva essere fatta da maschi adulti circoncisi in stato di purità, perché una donna era pericolosa perché potevano all'improvviso venirle le mestruazioni e quindi contaminare tutto. E dovevano essere fatti in locali aerati, ma in modo tale da impedire a mosche, api, vespe di venire. A impedire a mosche, api, vespe, eccetera, di venire nel miele, perché in quanto animali con più zampe e con le ali, tutte le mosche, le api, i calabroni, eccetera, sono impuri. E se uno di quelli ti finisce nel miele e muore nel miele, ti rende impuro tutto il contenuto, perché il miele è un cibo, ma è liquido. Essendo liquido, non lo puoi purificare nell'acqua. Se tu hai un oggetto che ti diventa impuro, lo puoi immergere nell'acqua, ci sia la quantità giusta di acqua necessaria, quell'oggetto lo rendi puro, cioè lo puoi quindi riutilizzare. Ma se ti si contamina un liquido, come fai a purificare un liquido? Difficile. Non lo puoi purificare. Quindi il miele, come l'olio, come il vino, erano prodotti per gli ebrei osservanti. Con un'estrema attenzione. Allora, questo è il primo elemento. Secondo elemento, da un testo di Qumran salta fuori che è vietato nutrirsi di larve di api. Io personalmente una larva di api non l'ho mai mangiata, né mi verrebbe, penso che, non so, nella nostra cultura non ne ho mai sentito larve di api. Ma allora qual è la discussione? Come si ci si procura il miele selvatico. Si va a distruggere un alveare di api selvatiche. Operazione non semplice, fra l'altro, perché se queste sono in una petraia di qua di là, come fai? Vai prima dell'alba con delle torce, delle erbe che brucia, ti copri con una coperta, il pelo di cammello, che ne so, cose. E poi prendi un po' di questo miele e ti nutri di quello. E quanto miele devi andare in giro a raccogliere per nutrirti? Idem le cavallette, quante cavallette devi andare in giro a prendere per nutrirti tutti i giorni? E questo lui e i suoi discepoli che facevano? Andavano in giro giorno e notte a caccia di cavallette e trovare gli alveati per nutrirsi? Allora, questo vuol dire che quel cibo non è una forma, non so, di vegetarianesimo, perché le cavallette sono animali, non hanno sangue, secondo anche quello, poi sulla presenza di sangue, quella è una cosa discutibile. È un cibo tipico, quindi è rimasto nella tradizione per dire che aveva Giovanni. Ora, se uno distrugge un alveare, c'è o non c'è la probabilità che larve di api ti rimangano dentro? Quando tu prendi i favi di questo alveare selvatico che sarà in una petraia su un albero di qua e di là, metti pure che ti sei liberato delle api, ma questo
miele, che garanzie di purità ti dà per un esseno? Ben poche. E anche le cavallette non sappiamo come le mangiasse. Abbiamo dati specifici sull'uso delle cavallette a Qumran. Le cavallette devono essere cucinate, devono essere cucinate vive, non per una forma di crudeltà, ma perché se la cavalletta è morta, e la carogna di un animale puro, perché la cavalletta, anche se ha queste elitre, eccetera, però non è considerata come gli altri insetti. Abbiamo ampie discussioni rabbiniche sul fatto che le gambe di dietro erano più lunghe e quindi la cavalletta non è come, non vola propriamente, ma salta, e le elitre aiutano solo a prolungare il salto della cavalletta, quindi non è un quadrupede volante, e perciò la si può mangiare. In realtà la si mangia perché è ricca di proteine, eccetera, eccetera. In ambiente desertico le cavallette le hanno sempre mangiate. Comunque sia, a Qumran ci sono istruzioni precise. Le cavallette devono andare vive nell'acqua bollente o nel fuoco arrostite. Perché? Perché appunto non le puoi prendere, non le puoi raccogliere morte, perché morte ti diventano carogne. Quindi tu le devi ammazzare quando le come non abbiamo la più pallida idea di come Giovanni mangiasse le sue cavallette, se le abbrustoliva lì vive. La mia impressione generale è che queste cose siano ricordate, questi particolari, precisamente per distinguere la sua alaca da quella di altri gruppi, e mi sembra che la sua alaca sia tale, sia vicina ai farisei. Decisamente vicino ai farisei, è andato bene per tutti o quasi tutti i farisei, lontana da quella degli esseni. Secondo me, a Qumran lo avrebbero considerato impuro Giovanni Battista e non l'avrebbero lasciato entrare. Questa è la mia versione. Quindi, perché lo chiamano Battista? Perché lo chiamano battezzatore? E qui, secondo me, c'è un'altra differenza fondamentale. Giovanni sarà anche stato, come dice Luca, di famiglia sacerdotale. Se era di famiglia sacerdotale, possiamo anche accettarlo, ammetterlo, era però ideologicamente in linea di rottura con il Tempio. Infatti, lui inventa un battesimo che è spiegato in modi diversi. Giuseppe Flavio lo spiega in un modo, i Vangeli lo spiegano in un altro. I Vangeli ci dicono decisamente che è un battesimo per la remissione dei peccati. Giuseppe Flavio ci dice che Giovanni Battista, di cui lui ha un'ottima impressione, predicava quella che possiamo chiamare una conversione, un'osservanza. Lui scrive per dei grecizzati, una pratica della virtù. Questa pratica della virtù, secondo il modo di tradurre le realtà giudaiche per il mondo greco di Giuseppe, questa pratica della virtù purifica l'anima, rimane però una macchia sul corpo. E questa era un'idea anche essenica, un'idea che c'è un po' dappertutto. E questa macchia sul corpo la togliamo con una immersione purificatoria. Quindi il discorso di Giuseppe Flavio è molto attento, preciso. E che però mette in buona luce Giovanni Battista, che non è quindi uno stregone, un mago che ti fa togliere i peccati con un'immersione. No, no, no. Il Dio ti perdona perché tu vivi virtuosamente. Poi tu ti immergi e quello diventa un segno di purificazione del corpo che è rimasto contaminato
diciamo, c'è una macchia sul tuo corpo per la tua vita di peccato. Allora, comunque sia, il fatto che l'abbiano chiamato l'immersore, lui, per esempio, gli Essenni non li chiamavano gli immersori, non li chiamavano i Battisti, il Battista è una cosa che ci siamo inventati noi, no? Se lui è il Battista, propendo a credere che la versione cristiana del battesimo di Giovanni Battista in quanto un presacramento dal punto di vista teologico cristiano, con tutti i problemi che questo crea, perché da un punto di vista teologico cristiano, come può avere validità sacramentale un rito prima della morte e risurrezione di Gesù, E in non fatto termini da Gesù, tra paolini? l'altro. Esatto, non fatto da Gesù, è il battesimo di Gesù, operato da Gesù e dai suoi discepoli secondo Giovanni. Che razza di... Perché secondo Giovanni l'Evangelista, Gesù e i suoi discepoli battezzavano, o almeno lui specifica i discepoli, non proprio Gesù, eccetera, perché si rende conto che è un problema, no? Che valore sacramentale può avere in termini paolini se non c'è l'identificazione con la morte e la risurrezione, l'immersione come morte e l'uscire fuori come risurrezione, se non c'è la morte di Gesù e la sua risurrezione che danno validità sacramentale al rito del gruppo dei suoi seguaci, no? Allora, a me pare che i cristiani, chiamiamoli cristiani, i seguaci di Gesù, non se lo siano inventato questo, del battesimo di Giovanni che togliesse i peccati, o almeno che questa fosse una delle interpretazioni del battesimo di Giovanni. Influenza formatrice fondamentale su Gesù e sul suo gruppo. Il battesimo Se è di vero, Giovanni. Ok. Giovanni con il suo battesimo, sì, avrebbe avuto una influenza fondamentale su Gesù e sul suo gruppo, perché a quanto pare Gesù incomincia anche lui come un predicatore battista, e i suoi primi discepoli sarebbero discepoli di Giovanni che passano a lui. E questa osmosi fra il gruppo di Giovanni e il gruppo, con a volte una osmosi a volte un po' difficile, perché almeno secondo il Vangelo sono tanti Giovanni, no? Ma secondo il quarto Vangelo, diciamo, il quarto Vangelo ci sarebbe prime tracce di un antagonismo fra i due gruppi, se non fra i due personaggi, e allora avrebbe comunque avuto un effetto formativo enorme. Secondo le tradizioni cristiane, Gesù va lì, si battezza e poi va via. Ma che ne sappiamo noi? Si è fermato Gesù, è stato discepolo di Giovanni. E sto battesimo, il battesimo di Gesù ad opera di Giovanni, ha sempre creato un po' di problemi in ottica cristiana. Ok, allora ripartiamo da dove ci eravamo interrotti, ripartiamo appunto dal problema nel cristianesimo primitivo o anche diciamo dei padri della ricezione del sacramento battesimo come istituzione, quindi anche di come gestirlo all'interno di quello che è il cristianesimo, insomma, l'impianto teologico e dottrinale. Sì, il problema è questo: che senso ha che Gesù vada a farsi battezzare da uno come Giovanni? E che razza di battesimo è il battesimo di Giovanni da un punto di vista teologico? Perché se io sono, come avevamo incominciato a dire prima, un padre, un vescovo del IV, V secolo, ho le mie belle idee, specialmente se sono ortodosso, dopo il concilio di Nicea. No, allora Gesù Cristo è figlio di Dio, generato, non creato, prima di tutti i secoli, eccetera, eccetera, è Dio, è uomo ed è Dio. Perché un Dio incarnato deve andare a farsi battezzare da uno come Giovanni, o da un essere umano come Giovanni? E allora lì di tutto. Il problema è già presente a livello di Nuovo Testamento. E lo vediamo in un paio di particolari. Nel Vangelo di Matteo abbiamo un dialogo fra Giovanni e Gesù,
prima del battesimo, in cui Giovanni quasi impedisce il battesimo e dice a Gesù: sei tu che dovresti battezzare me, non io che devo battezzare te. E Gesù gli spiega: no, tu adesso mi battezzi perché così compiamo ogni giustizia. Che cosa voglia dire di compiamo ogni giustizia? Probabilmente vuol dire il tuo battesimo, ed è interessante, è Gesù che spiega a Giovanni che cos'è il battesimo di Giovanni. No? Quindi da un punto di vista decisamente è un seguace di Gesù che lo spiega. Il tuo battesimo è un po' l'ultima chance data da Dio, è l'ultimo comandamento di Dio prima della nuova economia, prima che arriviamo noi. Ecco. E quindi noi dobbiamo farlo perché noi siamo bravi, buoni, pii, osservanti, eccetera. E quindi statene bravo e battezzami. E allora lo battezza e poi c'è la discesa dello Spirito, eccetera. In Luca abbiamo quella che è forse la radice di una soluzione che certamente sarà presa dai padri, anche Tertulliano, eccetera, con la scena della visitazione. In Luca lo Spirito arriva e Maria e rimane incinta dello Spirito Santo, quindi riceve lo Spirito, questo Spirito, lo Spirito Santo è in qualche modo dentro di lei perché c'è il Cristo. Quando lei va a trovare Elisabetta, che in Luca è sua cugina ed è incinta 6 mesi prima, quando arriva lì Elisabetta dice che il bambino, cioè Giovanni, si rigira nel suo ventre e riconosce il Signore che è nel ventre di Maria. E allora lei ripiena anche lei di Spirito Santo e profetizza e saluta Maria. E che cosa è successo? Allora lo Spirito è entrato in Maria, è presente in Gesù Cristo, passa da Gesù Cristo a Giovanni, che si rigira nell'utero di sua madre, e la madre ripiena di Spirito e può parlare. Allora i padri dicono: ecco, Giovanni è nell'acqua dell'utero di sua madre. E questo è il vero battesimo di Giovanni, per cui quando poi Giovanni arriva ad amministrare il battesimo, questo è efficace, perché lui ha già ricevuto il battesimo. Altri prendono un'altra strada. Se leggiamo il quarto Vangelo, lì Gesù è battezzato da Giovanni oppure no? Non è chiarissima la cosa, eh? Non è chiarissima la cosa. Lì Giovanni Battista è più che Battista, è il testimone che vede lo Spirito scendere su Gesù. Il fuoco, quindi l'attenzione spostata sulla discesa dello Spirito, non sul battesimo. Quindi poi i padri della Chiesa diranno: ah, ma sì, ma Gesù si è fatto battezzare come segno di umiltà, poi Giovanni. Chi lava chi in una casa? Il servo che lava il padrone, no? Mica il padrone che si mette a lavare il servo. Allora vedono il battesimo di Giovanni come un servizio oppure come un segno di umiltà, oppure ci saranno degli altri padri che diranno sì, no, ma in realtà è quando Gesù si è immerso nell'acqua, lui ha santificato l'acqua e ha reso valido anche retroattivamente il battesimo di Giovanni Battista. Sono tutte spiegazioni teologiche per risolvere un problema storico, perché soprattutto in una mentalità degli antichi, chi viene prima dovrebbe essere più importante di chi viene dopo. Ma questo non è vero, a livello biblico non è vero. Da Caino e Abele alla storia di Esaù, Esaù è primogenito, però poi vende la primogenitura di Giacobbe, e allora il venir prima non significa essere più importanti. Questo lo vediamo bene nel prologo di Giovanni, no? Quando venne un uomo, però il Logos esisteva, era prima. E Certo. allora la predecessione, cronologica, viene spiegata, e qui secondo me Luca la spiega molto bene quando fa di Giovanni e di Gesù una coppia di cugini, non può farne fratelli ovviamente, però Dio sceglie sempre il più piccolo fra i due, il più giovane proprio, e quindi ci sono questi 6 mesi, eccetera, che
che poi porteranno anche alle varie feste, eccetera. Qui potremmo, qui se vuole, possiamo metterci a parlare anche del calendario e delle feste di Sì, Giovanni e di Gesù. certo. Ecco, questo è un elemento interessantissimo perché prima che crescesse il culto di Maria Santissima, la Vergine, Giovanni e Gesù erano gli unici di cui si festeggiasse la nascita a questo mondo. Non la nascita spirituale che è il giorno della morte, no? Il martire viene ammazzato in quel giorno, oppure il santo muore, e noi si. Il giorno della morte. Ma per Gesù e per Giovanni Battista si festeggia il giorno della nascita. E questa è una cosa che faceva anche pensare. Agli antichi, diciamo subito che agli inizi, proprio nei primissimi festeggiavano il genetliaco, il giorno della nascita di nessuno, anche perché sia nelle scritture ebraiche sia nelle scritture cristiane, abbiamo solo due compleanni che vengono festeggiati: quello del faraone in Egitto. Simbolo satanico, quant'altri mai, con Giuseppe in carcere e poi il tipo che ci rimette la testa, eccetera, eccetera. E nel Nuovo Testamento cosiddetto, nella scrittura cristiana, l'equivalente cristiano che è il compleanno di Erode, quello con la danza della giovane, quello con la Salome. storia di Erodiade, Salome, che poi non era Salome, chi lo sa chi era. Eccetera, eccetera, in cui Giovanni Battista ci rimette la testa, quindi sti compleanni sono festeggiati da personaggi satanici, demoniaci, non sono una cosa bella né buona in termini biblici. Infatti, anche ora ci sono gruppi cristiani radicali che non festeggiano i compleanni. E il compleanno di Gesù non c'era, abbiamo tracce che nel terzo secolo. C'erano degli eretici, a quanto pare, cosiddetti eretici, no, che lo festeggiavano in luglio, perché chissà quando è nato Gesù? Nessuno può sapere quando è nato Gesù. Il fatto è che oggi la festa di Gesù, che è a fine dicembre, e la festa di Giovanni, che è a fine giugno, ti finisce in coincidenza con feste pagane del cambio di stagione, per cui si era diffusa l'idea che i cristiani abbiano cristianizzato i cambi di stagione e si siano inventate tali feste dei periodi di passaggio stagionale. Ma la cosa è vera, ma non è vera, perché il ragionamento fu fatto a Roma da Dionigi il Piccolo, insomma, il quale si basò sul Vangelo di Luca. Se noi vediamo il racconto dei concepimenti di Giovanni Battista e di Gesù, che sono cugini e che hanno 6 mesi esatti di distanza l'uno dall'altro, l'annunciazione di Giovanni avviene nel tempio a Zaccaria, suo padre, che è definito sacerdote. Poi ricordate la storia, questo viene fuori, ha perso la parola, Eh sì. poi c'è tutta la nascita, tutte queste cose. Allora, questi che ci riflettevano, dicevano un momento, prima di tutto a livello apocrifo Zaccaria diventa subito un sommo sacerdote, non un sacerdote qualsiasi, ma un sommo sacerdote. E poi Luca dice che lui entra nel tempio e poi esce. Quando è che il sommo sacerdote entra non solo nel tempio, ma entra l'unica volta all'anno, entra nel santo dei santi, quando pronuncia di fronte a Dio la preghiera in cui l'unica volta, unica persona, unica volta può pronunciare il nome impronunciabile di Dio, no? Il tetragrammaton, le quattro lettere, Yahweh, il nome impronunciabile sacro di Dio, richiamando in qualche modo Dio. Invita Dio a compiere, e lo chiama per questo, lo chiama per noi, invita a compiere il suo quasi dovere di salvare Israele e di perdonare nel giorno dell'espiazione, o all'ebraica meglio nel giorno degli espiatori, Yom Kippur o Yom HaKippurim, che è una volta all'anno
è che il decimo giorno del primo mese dell'anno liturgico dell'anno, insomma, dell'anno ebraico, che incomincia in autunno, del mese di Tishri, che incomincia fra settembre e ottobre. Che cosa ha fatto il nostro Dionigi il Piccolo, o forse anche prima di lui, alcuni che si erano messi a riflettere, ma allora abbiamo una data. Perché in quel giorno è stato concepito Giovanni. Basta identificare quel giorno. Allora, in un calendario, ora, la festa è fluttuante, è sempre il 10 del mese di Tishri, ma quando incomincia Tishri? Su un calendario teorico, Tishri incomincia a metà settembre, il 15 di settembre. Contando 15 come il primo giorno, il decimo di Tishri, il giorno di Yom Kippur, è il 24 di settembre, concezione di Giovanni Battista. Giovanni Battista nasce 9 mesi dopo, esatti, il 24 di giugno, festa di San Giovanni Battista. 6 mesi dopo il 24 settembre, a marzo, viene concepito Gesù, il quale nasce 9 mesi dopo, a dicembre. Torna. Sì, però a marzo il concepimento è il 25 di marzo e a dicembre la nascita è il 25 di dicembre. Perché non è il 24? Perché il calendario adottato, il calendario giuliano, prima del gregoriano, conta gli ultimi giorni del mese dalle calende, cioè dal primo del mese successivo. Il 24 settembre, il 24 giugno, il 25 marzo, il 25 dicembre sono l'ottavo giorno prima delle calende del mese successivo. Solo in un calendario romano ci sono 6 mesi esatti fra un 24 e un 25 di quel mese. Quindi abbiamo la prova che il calcolo è stato fatto a Roma ed è stato fatto sul Vangelo di Luca. Poi però questi giorni sono venuti a coincidere, perché il calendario ebraico è legato, come tutti i calendari, a un ciclo stagionale, sono venuti a coincidere con i solstizi e gli equinozi. Grosso modo, giorno più, giorno meno, perché poi c'è anche la questione della precessione degli equinozi, bla bla bla. Però, grosso modo, il 10 di Tishri è andato a cadere in questo calendario, questo 24 di settembre, è andato a cadere grosso modo nei pressi delle feste, tu il 24 e 25, delle feste solstiziali ed equinoziali, e quindi è stato cristianizzato tutto l'anno. In tutti i passaggi di stagione avevano una festa, e la festa della nascita di San Giovanni il 24 giugno era il Natale d'estate. Cioè, per secoli era importantissimo, e anche il concepimento di Giovanni Battista era molto importante, ma poi alla fine del 400, nel XV secolo, quando si è imposto sempre di più una festa dell'Immacolata Concezione, quindi del concepimento di Maria, che l'Immacolata Concezione è il concepimento naturale, ma teologicamente speciale, di Maria che viene concepita normalmente dai suoi genitori, senza intervento, ma viene concepita senza trasmissione del peccato originale, per cui è un contenitore puro in cui poi potrà crescere Gesù, tutti Certo. senza peccato, nemmeno la trasmissione del peccato originale. Allora, la festa del concepimento di Maria diventa, con la festa dell'Immacolata Concezione, perché poi l'Immacolata diventa anche la Madonna degli Asburgo e quindi diventa politicamente in Europa e in America Latina una Madonna estremamente importante, no? Tra l'altro si potrebbe fare una storia attraverso le Madonne, no? Quindi nella rivoluzione messicana, negli eserciti, da una parte c'era lo stendardo dell'Immacolata e dall'altra lo stendardo della Guadalupana, della Madonna di Guadalupe, no? In qualche modo guerre di Madonne, diciamo così, comunque Concepción, l'Immacolata Concezione,
e una, stavo dicendo una divinità in ambiente indio importantissima, e comunque la sua importanza è tale che la festa di Giovanni Battista, della concezione di Giovanni Battista, viene poco per volta messa fra parentesi e alla fine eliminata, per cui non c'è più oggi una festa del concepimento di Giovanni Battista, che però per un millennio buono è stata una festa importante, mentre è rimasta ancora molto importante la festa della nascita di Giovanni Battista al 24. Allora, con questo tutto è interessante che Giovanni e Gesù insieme siano stati usati per cristianizzare il calendario, cristianizzare tutto l'anno, una cosa assolutamente affascinante. Grazie a tutti voi che avete ascoltato e partecipato a questa seconda lezione. Vi do appuntamento per la terza puntata in cui parleremo della storia della ricezione biblica della figura di Giovanni il Battista, superando anche i limiti cronologici impostici dalla storia antica. Insomma, un'altra puntata spero avvincente e interessante sotto la guida del professor Lupieri. A presto!